Barcellona presso le strutture del Real Polo Club de Barcellona, una location storica che ancora una volta per il terzo anno consecutivo ospita la finalissima di Furusia API Nations Cup. Barcellona diventa capitale mondiale degli sport equestri in uno dei luoghi più tradizionali della meravigliosa ed eclettica città. Bueno, tiene mucha historia. La verdad que empezamos hace en 1902 con el concurso en Barcelona. Era una cosa que no se hacía aquí, se hacía en el centro de la ciudad. Y luego, pues un poco el crecimiento de la propia ciudad ha hecho que se trasladara fuera de la ciudad en 1932. Y ahora ya vuelve a estar dentro de la ciudad, pues la ciudad ha crecido. Tenemos 105 ediciones. Somos el evento deportivo internacional más antiguo de España. Nosotros llevamos bastantes años organizando finales de Copa de Naciones y cuando se presentó este nuevo formato, que era un poco controvertido porque había países que no estaban muy convencidos, organizadores que tampoco, levantamos la mano y dijimos, creemos en el proyecto, lo queremos en Barcelona. Y entonces pues, nos vimos con Furusilla, nos vimos con la FEI y se vino aquí y aquí se ha quedado. Estamos contentos, la verdad que ha sido una edición que ha empezado un poco dura con toda la lluvia y el tener que suspender una prueba, pero la verdad es que la pista ha funcionado muy bien. Todo lo demás se ha secado y la verdad es que tenemos tanto ayer como hoy una afluencia de público tremenda, o sea que realmente estamos contentos. Originariamente lanciato nel 1909, il circuito di Nations Cup di salto ostacoli è la più antica e prestigiosa gara a squadre al mondo. E da quando nel 2013 la Federazione Equestre Internazionale ne ha cambiato il formato modernizzandone i parametri, la serie è diventata sempre più globale, segnando una crescita storica. We had this year around 4000 international events in our calendar. I must say with that we are seriously one of the biggest international federations. The development of our sport is very important, also in the light of the Olympic movement, and therefore it is always good that we see development of our sport in the different parts of the world. This is an important market for our sport because more and more in a competitive world we are measured also by the television audiences that we can generate. And of course if you are if you have active sport in countries with large potential viewers, then that affects the sport and it increases the quality. The more viewers you have, the better deals you can make with commercial partners. So everything is linked to each other. So I think it is really a very positive development that our sport is still growing, that we increase the number of riders and the number of horses, but also the number of fans. Quattro giorni di grande sport che hanno visto i migliori binomi del mondo dei 18 team qualificati disputare nella prima giornata il primo giro di coppa, determinante ai fini della successiva qualifica per la finalissima. Germania, Stati Uniti, Belgio, nazione detentrice del titolo, Svizzera, Gran Bretagna, Olanda, Irlanda, Italia, sono risultate le 8 nazioni ad avervi accesso diretto. Abbiamo fatto degli picchi molto alti, dei picchi un po' bassi, forse dovevamo trovare un po' più equilibrio, però ci siamo salvati veramente a Dublino e lì ci ha salvato la stagione. Bisogna cercare di trovare un po' più di equilibrio per cercare di portare a casa ogni coppa un po' di punti che possono essere utili per arrivare un po' più tranquilli alla finale. Noi abbiamo due cavalli che si stanno veramente comportando molto bene, Casallo e Emso. Gli altri, il cavallo di Bruno, sono le prime gare importanti che fa. Il cavallo di Gianni è arrivato l'anno scorso e come esperienza su queste altezze non aveva niente. E dunque sono due cavalli in via di formazione. Non dimentichiamo che a casa abbiamo un Gaudiano e un Bicocchi, che sono dei binomi importanti che sicuramente l'anno prossimo ci devono dare una mano. La federazione deve aiutare questi cavalieri che vogliono fare lo sport con dei cavalli importanti per dargli la possibilità di farlo con una certa tranquillità. Questo dovrebbe essere l'obiettivo della federazione, incentivare
la non vendita di questi cavalli. L'importante della squadra, del gruppo, è la base dei nostri risultati. Io forse all'inizio sono stato un po' severo con certi cavalieri, ma dando l'idea che è più importante il gruppo che il risultato. Se noi riusciamo a formare un gruppo, poi il risultato arriva. Un gruppo che si impegna a dare conferme, un gruppo che ha tra i suoi protagonisti un grande, enorme talento, capace quest'anno di segnare un record storico mai riuscito prima a nessuno, aggiudicandosi ben 6 vittorie in un CSIO, tra cui Coppa delle Nazioni, Piccolo e Grande Gran Premio. Quest'anno è stato un filo più difficile perché comunque con l'annullamento di Lummen dovevamo veramente faticare per recuperare più punti possibili e l'abbiamo fatto comunque grazie alla prova in Coppa, la vittoria a Dublino. Lì i cavalli erano in super forma, abbiamo saltato veramente bene ed è stata una Coppa molto agguerrita contro l'Irlanda. Comunque quella vittoria lì in una Coppa così importante ci ha caricati molto. E adesso secondo me l'Italia sta creando di nuovo un gruppo di cavalieri e cavalli abbastanza competitivi a livelli alti. Ensor è un cavallo, secondo me, uno dei più importanti al momento nel circuito sicuramente europeo. È proprietario di Stefan Conter e Jos Lansing, che l'anno scorso a ottobre hanno deciso di affidarlo a me. Ho iniziato a fare delle piccole gare per conoscerlo. Nel primo Gran Premio che ci ho saltato a Wellington l'ha subito vinto, quindi comunque mi ha dato subito dimostrazione di mezzi, velocità, rispetto, quindi è un cavallo sicuramente su cui posso contare nelle gare più grosse. Dieci team hanno dato vita alla Challenge Cup, ovvero la gara dedicata alle equipe rimaste escluse dalla finalissima dopo il primo giro. Tra loro Austria e Spagna, che nell'occasione si giocavano la prima divisione europea. La competizione, slittata di un giorno a causa delle proibitive condizioni meteorologiche, è stata vinta da un ottimo Brasile, ma i padroni di casa la meritata gloria di rientrare nell'Olimpo delle Grandi a seguito di un'ottima stagione disputata. Tenemos margen de crecimiento, tenemos margen de mejora, sobre todo tenemos que mejorar nuestros caballos, tenemos que mejorar el rendimiento de nuestros caballos en alta competición y pues creo que para eso va a ser fundamental la labor de nuestro entrenador, Eric Van de Vleuten, que ya ha logrado muy buenos resultados con este equipo y esperamos que con más trabajo podamos conseguir mejores resultados en el futuro. Palcoscenico della 25esima edizione dei Giochi Olimpici nel 1992, il Real Club de Polo de Barcelona è il luogo in cui il plurimedagliato Ludger Berbaum, protagonista assoluto di quell'avventura, ha deciso di disputare la sua ultima gara a squadre, sancendo così la fine di un'epoca. I think on a good note, on a really good note, I have announced already in Rio that this would be my last Nations Cup, and I've done this for more than 30 years. And I think it's time now to make place also for younger ones and do a little bit less, no more team competitions and no more championships. Ride a little bit the shows I can do on my own a little bit, but make a space for the team. And I have no regrets. It was a very nice time and I'm actually really happy. Actually, I was not thinking so much about this place. I was more really thinking about Rio, about the 7th Olympics and then to retire. And then, of course, we were qualified here for Barcelona. And I thought it's a good occasion to not just say, okay, that was it after Rio, and to go one more time to Barcelona. And the fact that this was this venue, which is a little bit my place of luck, really was a nice circumstance, but not really chosen. Qui al Real Polo Club de Barcelona tutto è pronto per dare inizio alla finalissima di Furusia FI Nations Cup. 8 i team che vi prenderanno parte e allora andiamo a vedere insieme che cosa succederà.
direttore d'orchestra, lo chef de piste spagnolo Santiago Varela, che ha costruito una gara estremamente tecnica e difficile dato l'altissimo livello dei componenti e le squadre partecipanti, che dal primo turno hanno dimostrato la loro levatura. Tra i primi a chiudere con zero penalità, il binomio campione olimpico in carica, Nick Skelton, Big Star. I mean, it's amazing for me and him really, because you know we both had our ups and downs, and he's been off for 2 years with an injury, and myself also all those years ago, and we should have won in London, I think, and then to get it there in Rio was, yeah, it's amazing. Yeah. No, he jumped amazing then. I mean, this is really big course, especially at night. It's difficult. It's you know, technical. It's big. I mean, he jumped amazing, yeah. Well, 1-2 is, one's quite a big ox actually, then it's 8 or 9 sides to the vertical, and you come around the corner of the black one, and then there's two choices to the water. It's either, well, three, I made it three choices. It's 7, I think it's 7 sides to the water, but I did 8, because he jumps a little bit right, and I let him go right, thinking the 7 would be nicer, but he went too far right, and then I ended up 1 extra. And then I went forward to the plank on 6, and then the vertical back, 5 strides, a little bit forward to the red oxer, and then it's again back, then steady to the big double. And it is a big oxer going in and wide, and then it's either 5 or 6 to the next one. I thought I'd go 5 there to get a little bit of time, run around the corner to the big tall vertical, 4 strides to the blue oxer, and then you turn right-handed away from the gate. Combination of 2 big verticals and a big wide oxer coming out, and then 6 strides to the last, which is a big. That's a big wide oxer too, and it's in the dark in the corner, and it's a black fence, so quite a difficult fence to jump. Una dopo l'altra, le 8 squadre ripartite da zero sono scese in campo giocandosi il tutto per tutto. Ottima la nostra Italia, che grazie a Pier Giorgio Bucci, Lorenzo De Luca, Gianni Govoni e Bruno Chimirri ha chiuso in quarta posizione, lasciandosi alle spalle Irlanda, Svizzera, Belgio e Olanda. Un podio sfiorato di una sola penalità contro gli USA. A dare ulteriore spettacolo però ci hanno pensato ancora Gran Bretagna e Germania, che terminando entrambe a zero penalità si sono dovute sfidare in barrage. L'Inghilterra schiera i campioni olimpici che entrano e perfetti fermano il cronometro sui 41,57. La Germania punta su Markus Henning e Pretatù e non sbaglia. He wouldn't have turned any tighter there if he'd been raining. There's 8,000 people out there. He's up on the clock. Absolutely crazy. He's up on the clock. 41.57 seconds. He's won it. He's won it. Germany have won it. 39.8. Germany have won it. What an incredible performance. What a drama here in Barcelona. Markus Henning himself been a key member of the German team with Ludger Beerbohm over the last couple of decades, has just beaten the Olympic champions Nick Skelton and Big Star in the jump off here in Barcelona. Germany of the 2016 Purasir FEI Nations Cup Champions. Assetato di vittoria e di rivincita per quell'Olimpiade a cui non ha neanche potuto partecipare, il fuoriclasse teutonico reduce da 2 vittorie consecutive, ingrana la marcia e abbassa di quasi un secondo lo score finale, chiudendo a 39,80. Compete at the moment every week against the best. What Nick did in Rio was unbelievable, and I was really happy also for him. But today I thought I want to beat him, and I'm happy that I did it. I had a good feeling, my horse was in a good shape. He's very fast in the jump off, I know what he can do. And yeah, I think if you saw the round, I was really motivated. And also my horse, but it was not crazy, and yeah, it was a very nice win. It's always something special if you go, if only one is going for your team, and you want to do all the best for your team colleagues and for Germany. And then even with Lucas Nations Cup, it was really something special, and I'm really happy that it worked out.